Grazie. I poliziotti e i carabinieri sanno che quando scende in piazza il popolo del Movimento 5 Stelle possono andare da altre parti perché i ladri sono altrove, non sono qui. Questa è l'immagine di un paese normale, di un paese normale in cui ci sono parlamentari della Repubblica che non mollano. Non gli vogliamo dare vinta a questa gentaglia che ha il fossile nel cervello, che prende ordine dai lobbisti. Un piano energetico nazionale oggi, oltre alla migliore garanzia di sopravvivenza per il nostro pianeta e quindi per noi stessi, è una vera e propria manovra che crea posti di lavoro, perché investire sulle rinnovabili crea posti di lavoro, aumenta il turismo, aumenta la bellezza dei nostri luoghi, fa sì che sempre più stranieri vengano in Italia. L'Italia era negli anni 60 il paese più visitato al mondo, oggi siamo i quinti in Europa, nessuno vanta le bellezze nostre, 7000 km di costa, enogastronomia, turismo, prodotti straordinari, culture millenarie. È lì, quello è il nostro petrolio, e le rinnovabili, possiamo diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili, occorre soltanto avere coraggio e non avere lobbisti del petrolio che ti finanziano le campagne elettorali, è solo quello il punto. Perché chi estrae petrolio, metano e carbone guadagna se continua a estrarre metano, petrolio e carbone, e non se si fa qualcos'altro. Quindi la vostra ricetta è riflettere, mettere in moto i 10 miliardi di neuroni e dire: ma io voglio continuare su questa strada in cui questi continuano ad arricchirsi e poi continueranno a dirigere il mio futuro, comandando bacchetta al politico e mettendoli in paravento? Se la risposta è no, allora ciascuno di noi da adesso deve cominciare a pensare in un altro modo. Basta i fossili. I fossili sono cose vecchie di milioni e milioni di anni e vanno ammirati nei musei, è lì che devono stare. Potremmo dire tante cose, però le cose importanti che vogliamo dire sono: l'Italia può uscire dal petrolio? La risposta è sì, non esiste un'altra risposta, ma è una cosa antica, una cosa storica. Attenzione, perché qui veramente si gioca una partita importantissima, ma tutti insieme dobbiamo svincolarci da quelli che sono i ricatti occupazionali e avere la prospettiva che il lavoro si può creare in altri settori, ovviamente con la volontà di farlo.